Eccoci ancora in diretta alle 11.04, amici delle Fonti TV, andiamo subito a vedere la situazione del nostro indice che è sopra la parità ancora in questo momento, quindi territorio positivo più 0,52%, siamo in area 22.220 punti, ha fatto un minimo di 22.040, come potete vedere un massimo di 22.375, i lotti scambiati sono 14.904. Andiamo a vedere anche velocemente i titoli che si stanno comportando meglio, anche perché tra poco continueremo le nostre analisi e vedremo anche i dati macro, perché non li abbiamo ancora analizzati, quindi andremo a vedere un po' quello che attendavamo per la giornata di oggi. Allora, in pole position tra i migliori Italgas, che guadagna il 3,63, Campari che segue A2A, Enel, Snam, Terna, Poste Italiane e Luxottica Group. Uno sguardo anche ai peggiori. Fiat Chrysler Automobiles che continua le vendite sulla scia di quello che era già successo venerdì, naturalmente l'attenzione è anche sul piano industriale, quindi sicuramente il titolo è spostato da tutto ciò, e peraltro c'è una richiesta su Fiat Chrysler, tra poco la chiederò al mio ospite. Poi Biperbanca, Banco BPM, male ancora per certi versi il settore delle banche, UbiBanca, ecco qui Azimut, Buzzi, Unicem, Finecobank, Unipol, Tenaris. Saluto Davide Biocchi, buongiorno Davide, bentrovato. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Anche oggi sei fermo? Sì, oggi sono a Torino nella sede di diretta. Ah, ok, fermo tra virgolette, nel senso che non sei in viaggio, come spesso ti vediamo, insomma. È vero, è vero, è vero. Va bene, allora Davide, non so da che parte cominciare, forse potrei partire dal sondaggio che stiamo facendo oggi con i nostri ospiti, naturalmente sì. Anche tu sei interpellato, qualora, molto semplice la domanda, dopo soprattutto le paure che i mercati sembravano aver manifestato nei confronti di un governo giallo-verde che poi di fatto si è formato, no, per le questioni riguardanti le posizioni sull'euro e sull'Europa, comunque la domanda è molto semplice, qualora gli anti-euro Borghi e Bagnai venissero nominati vice ministro dell'economia o sottosegretari, secondo te ci saranno ripercussioni sui mercati, sì o no? Ma non è facile dirlo, perché le loro posizioni sono note, quindi potrebbe essere, però se noi prendiamo in considerazione quello che sta succedendo in Europa, per esempio, diciamo questa apertura della Merkel, per esempio, di sì, citarne sì, uno, sì, sì. Che viene sul fronte dei migranti, insomma, no? Che dove c'è in fondo incredibilmente una missione di colpa che va molto indietro, cioè si riferisce anche alle relazioni con i governi precedenti, dice addirittura che da tempo, sin dalla situazione critica che si è creata in Libia, quindi si torna indietro di anni, tipicamente dice che loro non hanno fatto a sufficienza per aiutare il nostro paese nella gestione di questi. Beh, forse una presa di coscienza un po' tardiva, però vabbè, sì, comunque. Certamente, però insomma diciamo che non è mai troppo tardi, no. Per certi versi, e questo forse dà l'idea di un tentativo dell'Europa di cercare di trovare, diciamo, un varco per creare un contatto, un collegamento con questo nuovo governo italiano, e quindi io presumo che non ci sarà un atteggiamento così feroce, però è tutto un'incognita, lo staremo a vedere, insomma. Certo. Vedremo cosa succederà, perché io credo che più che una nomina possano contare, fare molta presa, eventuali dichiarazioni, se dovessero esserci dichiarazioni forti, in ogni caso quelle magari peseranno, certo, molto di più, a parer mio. Certo. Allora, velocemente Davide, con te volevo guardare i dati macro che sono usciti al momento e poi parto con le analisi e con le richieste, perché ne sono arrivate già un bel po'. Allora, io mi sento di segnalarti intanto la variazione del tasso di disoccupazione spagnolo, perché ovviamente la Spagna insieme all'Italia, proprio per le vicende politiche, è al centro dell'attenzione. Il numero di disoccupati in Spagna è sceso ulteriormente. A maggio a 3,25 milioni di persone, in particolare nei servizi. Si tratta del livello più basso dal dicembre 2008.
Il calo è stato di 83.738 persone sul mese di aprile, su anno il numero di disoccupati è diminuito del 6%. Abbiamo anche dalla Spagna l'indice di fiducia dei consumatori che è a livello attuale al 97,7 contro un dato precedente che era al 99,9 e poi ovviamente mostriamo anche, si vede chiaramente, l'indice Sentix della fiducia degli investitori nell'Eurozona che è al 9,3 contro un dato previsto del 18,4 e un dato precedente del 19,02. E abbiamo anche, sempre che arriva dall'Eurozona, l'indice dei prezzi alla produzione 2%, il dato previsto era del 2,4 e il dato precedente era del 2,1. Ricordiamo peraltro che in serata ci sarà l'incontro tra il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi con appunto la cancelliera tedesca Merkel. Allora, come non so, ho messo in uno stesso pacchetto tutti questi dati di Sì, oggi, Davide. ma si può avere anche una chiave di lettura comune. Quanto riguarda i prezzi alla produzione, ricordo che c'era stato Burian con tutte le sue, come dire, ricadute. Secondo me aveva inciso molto, nei prezzi alla produzione, e questo, insomma, viene registrato adesso con un piccolo calo. Forse, diciamo, io credo anche dovuto al fatto che il prezzo del petrolio si sta un po' assestando verso il basso. Per quanto riguarda gli indici di fiducia, beh, chiaramente in entrambi i casi, sia quello su base europea sia quello su base spagnola, io credo che si possa trattare di un po' di, come dire, il clima di sfiducia recentemente in Europa è stato molto alimentato, utilizzando i populismi, diciamo, come volano. In realtà sulla Spagna per giunta si aggiunge che anche loro poi sono andati in crisi di governo, quindi questo senz'altro ha avuto un impatto. Ma soprattutto quello europeo vive molto sulla base, diciamo così, del clima modificato. Per quanto riguarda gli occupati in Spagna, Sì. questa è un po' la dimostrazione che c'è un governo che vive una crisi, adesso come in Italia, però poi c'è un paese, la Spagna, che a livello economico va meglio, è in Certo. crescita e in maniera più decisa che l'Italia. Quindi il trend economico di fondo continua, un po' come succede in Italia, anche se c'è un rallentamento senz'altro di questa ripresa, però poi ci sono dei problemi che invece minano la fiducia, più che nei fatti ancora i numeri reali. Quindi magari questa cosa si arriverà tra un poco. Certo, assolutamente. Poi aggiungo anche un ultimo dato, quello che riguarda la Gran Bretagna, l'indice dei direttori degli acquisti nel settore delle costruzioni nel Regno Unito si è attestato a maggio a 52,5 punti, quindi una rilevazione stabile rispetto a quella precedente, che era del 52,5 punti ad aprile, oltre le attese che erano invece sui 52 punti. Va bene, Sì, vorrei sì. dire dal punto di vista dei servizi, del PMI dei Sì. servizi, dei direttori d'acquisto, che sono un po' comunate nell'essere vicine a 50 l'Italia e il Regno Unito, che sono i due paesi per certi versi più in difficoltà, no, da questo punto di vista rispetto alla ripresa, mentre gli altri viaggiano ancora a gonfie vele, per dire, la Sì. Sì, Germania soprattutto. sì, sì. Perfetto. Allora, Davide, se sei d'accordo, io partirei con le richieste, cominciando Certamente. proprio da Fiat Chrysler Automobiles, perché io dicevo, non, sembrerebbe non cambiare la situazione rispetto alla settimana scorsa, cioè non si arrestano le vendite su Fiat Chrysler. Ovviamente c'è, diciamo, se si è alzato il velo sul piano industriale, no, del 2022 che prevede un riposizionamento di brand, produzione, accordi, investimenti. Insomma, è chiaro che è un momento come dire, di grosso ripensamento per l'azienda e questo forse si comincia a far notare. Sì, ma direi che questo è abbastanza tipico, no? Il sell-on news per certi versi è tipico dei mercati, insomma, tutto sommato Fiat era salita anche in ragione delle attese su questo piano industriale, che tutto sommato non è male, devo dire, però evidentemente c'è un sell-on news, si vede anche nei volumi. Fiat dai primi di aprile si muove in un trading range, diciamo, circa 18,20, 19,90, quindi 1,70 euro per capirci circa, e come si può vedere adesso siamo proprio sulla parte bassa di questo range di oscillazione. Stiamo a vedere cosa succederà. Dovesse, come dire, uscire a ribasso da questa congestione,
probabilmente il target naturale sarebbe intorno ai 16,50 euro, mentre a rialzo continua a essere quella di 19,90-20, la fortissima resistenza. Finché Ok. siamo qui dentro è un trading range per Fiat. Quindi target naturale hai detto 16,50, giusto Davide? Se Perfetto. Ok. dovesse Sì. uscire a ribasso dall'attuale congestione, viceversa, siamo adesso sul primo livello di supporto perché, come dicevo, da aprile, quindi sono un po' più di 2 mesi, il titolo si muove dentro questo trading range, cioè 18,20, 19,90. Ok, perfetto. Poi abbiamo la richiesta per Buzzi, Buzzi Unicem, Federico lo chiede, Davide. Buzzi, allora, titolo che tra aprile e maggio era salito molto, poi ha stornato con decisione per tornare, diciamo, nell'ultima settimana a riprendersi dai 20 euro. Attualmente siamo a 21,34, con una giornata però che era partita meglio e ora sta scendendo. Che dire, la resistenza senz'altro importante qui sta intorno ai 23 euro, non è proprio vicinissima, siamo dentro questo movimento che comunque non è male, anche se il titolo, dobbiamo dire, ricordiamolo, i massimi li ha fatti quest'anno a gennaio circa a 24,50 euro. Va bene, poi generali. Generali è uno dei titoli che hanno sofferto nell'ultimo periodo, in ragione soprattutto dell'alta quantità di debito pubblico che detiene in pancia, cioè quando c'è un attacco come quello che c'è stato verso la nostra paese la scorsa settimana, dove vengono venduti soprattutto i titoli che detengono debito pubblico, questo spiega perché me l'hanno chiesto in tanti. Le poste, per esempio, sono scese, forse per qualcuno in maniera un po' inaspettata, ma senz'altro logica se ricondotta a questa tematica. Generali è stato tra i titoli più penalizzati per questo motivo, perché ne detiene veramente una quantità percentuale elevata. Diciamo che secondo me l'area 14-80 è un'area spartiacque. Sopra quel livello generale si è tenuta per un periodo lungo, di nuovo può tornare 14-80-15, può tornare a splendere un po' il sereno. Sotto quel livello rimane un movimento ribassista, e, come dire, con un target però anche intorno ai 13,60 euro, insomma, quindi potrebbe non essere finita, sui generali Ok, vediamo, insomma, bisogna aspettare ancora un po'. anche se bisogna però dire che i veri scambi consistenti generali li ha fatti sui minimi quando si è arrivato a 13,90 la scorsa settimana, quindi questo dà un'idea che lì si crea uno zoccolo, una base piuttosto forte. Ok, poi c'è un amico che mi chiede cosa ne pensi di Leonardo a 10,40. Cioè, Leonardo del 10,40 presumo sia il prezzo di carico Sì, mi ha scritto Ok. così, quindi suppongo proprio di sì, Davide. Sì. Allora, diciamo che non è un prezzo, cioè, anche se non è lontanissimo, attualmente insomma siamo, come dire, con un prezzo appena sotto i 9 euro, quindi siamo a 1,50 euro, però Sì. c'è di mezzo una resistenza molto forte, che è quella di area 9,90-10, che è anche psicologica, che il titolo ha violato a ribasso con grande rapidità nella prima parte di quest'anno e non è più riuscita a recuperarla. Quindi quello è il vero target a rialzo, mentre a ribasso prezzi sotto 8,35-8,30 devono far preoccupare, perché lì si va con target più bassi e a mio avviso sono uno stop loss rigido. Per il resto, insomma, il titolo non è un titolo che sta facendo bene, il trend è ribassista, ha avuto anche un grosso salto, lo sappiamo, perché abbiamo visto tutti i motivi dello scorso anno con l'annuncio del nuovo piano industriale che non è piaciuto, con l'impossibilità di fare di nuovo gli utili di prima, che non è piaciuto, ha creato quel gap. Insomma, è un titolo che sta soffrendo, quindi Ok. le valutazioni poi ovviamente rimangono della persona. Certamente. Allora, poi abbiamo ancora un po' di messaggi. Creval. Poi abbiamo anche un po' di banche, che insomma mi sembra di capire se il settore sia quello che ancora mostra più sofferenza, però ci arriviamo tra poco. Vabbè, Creval, partiamo da qui. Sì, in un comparto piuttosto, diciamo, sugli scudi, come quello bancario, sotto pressione per tutte le vicende che conosciamo, il credito valtellinese è tra quelli che hanno peggio Esatto. performato, per tutta una serie di motivi, che insomma, adesso sarebbe lungo elencare ora, però
Comunque il prezzo è, il valore attualmente è sotto il prezzo del, diciamo anche dell'ultimo aumento di capitale. E quindi secondo me non è un bel segnale. E così il grafico è proprio bruttino. Siamo sui minimi Eh e sì, lo non. stiamo vedendo, Sì, insomma. sì. Ah, E quindi non è un titolo che vorrei nel mio portafoglio, per essere proprio chiari e sì, onesti. insomma, senza girarci troppo intorno, ma no, infatti il grafico è proprio brutto, come hai detto tu. Poi abbiamo, allora, MPS e Unicredit, tanto per restare nel settore. Allora, per quanto riguarda Banca Montepaschi, beh, le considerazioni non possono essere così diverse da quelle fatte per il Credito Valtellinese. Il titolo aveva anche visto un po' di recupero quando, diciamo, nel corso del mese di maggio aveva annunciato un ritorno, un certo qualcosa dagli utili, però poi è stata, come dire, in qualche modo anch'essa coinvolta nel generalizzato problema delle banche, dello spread e di tutto quello che abbiamo già detto. Quindi anche qui siamo con un prezzo intorno ai 2,70, il supporto forte è intorno ai 2,40 e quella è l'area da monitorare. Sotto quel livello si aprono ulteriori scenari ribassisti. Ok, perfetto. Poi Unicredit. Unicredito questa mattina sembrava partire forte in base al fatto che si chiacchiera sul Financial Times di questa potenziale fusione tra Sì, sì. Unicredito e Société Sì, Générale, sembrava però però che il avessero smentito. mercato. In realtà Davide, cioè, l'ha smentita, sembrava essere arrivata, però adesso ci sono ancora delle voci che accreditano comunque la notizia. Insomma, ancora non si capisce bene, no? Se sia vero e quanto ci sia di vero. Se dobbiamo guardare quello che ci sta dicendo il mercato, diciamo che il mercato non sta scommettendo sul fatto che non sia vero, ma ha perso molto dell'entusiasmo che aveva in apertura, perché il titolo ha aperto intorno al più 4% e adesso è intorno al più 1% e lì si sta assestando. Ok, va bene. Poi ti leggo un altro messaggio. Alfonso da Napoli scrive: vorrei un'analisi sul titolo Bialetti di lungo periodo, anche alla luce del fatto che Azimut ha acquisito circa il 6% del capitale. Sì, allora, Bialetti, titolo diciamo che se uno va a guardare il grafico non può che vedere l'effetto PIR dello scorso anno con una spinta verso l'alto fino a circa 0,82 e poi successivo ribasso, storno, che vede attualmente il titolo attorno a 0,418. Può darsi che ci sia stato anche, cioè che ci sia stata un'entrata anche di Azimut sul titolo, però bisogna che chi compra questo titolo si ponga il quesito se il suo orizzonte temporale di investimento è lo stesso che può avere Azimut, che senz'altro ce l'ha molto lungo. Quindi se c'è un orizzonte temporale lungo si possono fare delle valutazioni, viceversa, questo è un titolo che a dispetto di ciò che sta accadendo sul mercato, da aprile dell'anno scorso, quindi da 14 mesi a questa parte, scende e basta. Ok, poi abbiamo una richiesta sul nostro FIB, il nostro indice. Davide, tu come lo vedi oggi? Non te l'ho chiesto, in realtà te lo volevo chiedere pure io, perché si è aperta la giornata parlando proprio di un'apertura in rialzo prevista proprio per le principali borse europee, in effetti è così, ma non so, lo vedi forte o debole in questo momento? Allora, io vorrei dire, diciamo che ha aperto alto, cioè è andato a Sì. fare un'apertura in gap e poi è tornato indietro. Esatto. Segnalo un fatto particolare, questo è senz'altro, come dire, piacevole se uno, cioè, c'è un fatto scontato. Quando ci sono state le sedute, pessime della scorsa settimana, è evidente che il mercato chiude più basso di come apre, no? Perché durante la giornata si scende. Quello che però vorrei significare è che, nonostante il rimbalzo abbastanza corposo dai minimi, noi abbiamo visto minimi poco sopra 21.000 punti dell'indice, il FIBA addirittura più in basso, perché in una sessione after hour era arrivato praticamente anche a 21.000, rispetto agli attuali 22.200 abbiamo avuto un rimbalzo di 1.200 punti, che non è poca cosa, diciamo così, Sì. siamo nell'ordine di circa il 5% di rimbalzo di indice. Però, se noi guardiamo le ultime 15 sedute, praticamente dobbiamo riscontrare che solo due volte, anche nelle fasi di recupero,
l'indice ha chiuso la seduta, il FIBA ha chiuso la seduta a un prezzo più alto di come l'aveva aperta, cioè anche nei giorni in cui si recupera, l'indice tende a partire forte e poi si sgonfia. Questo è un dato di fatto. E insomma, è un dato che deve farci un po' pensare, secondo me, che tutto sommato, durante la sessione di mercato aperto continuano a prevalere un po' le vendite, fondamentalmente. Questa è la mia interpretazione. Sì, ma vedi che infatti la mia domanda sul FIB, che peraltro è arrivata da un nostro amico, però te l'avrei fatta anch'io, era un po' cauta, proprio perché mi aspettavo comunque un'analisi di questo tipo. Grazie mille, Davide. Allora, abbiamo Prego. OVS, altro titolo. Allora, andiamo a vedere OIS. Sì. Ok, e qui insomma va bene, mi fa piacere che la guardiamo un attimo perché è un titolo di cui c'era già stato chiesto in passato. Diciamo, e qui vorrei di nuovo ribadire un concetto. Quando ci sono dei titoli che fanno, c'è stato chiesto questo quando c'è stato il famoso salto all'indietro, diciamo, che ha visto il titolo praticamente retrocedere di quasi 1,5 euro, diciamo, dai massimi precedenti. Questo salto gravitava intorno a 5 euro, poi c'è stato un salto filetto da 50. L'evidenza su questo titolo è che i titoli di questo tipo attraggono molto quando fanno forti ribassi perché sembrano un'opportunità. Vuol dire che rispetto ai 3,50 euro oggi ci troviamo a 3, quindi c'è stato un tentativo di rimbalzo, però poi il prezzo è andato assestandosi ancora più basso. Questo per dire che quando si dice che è un titolo è un grafico poco appetibile, perché il trend discendente, bisognerebbe sempre essere prudenti. Vorrei dire, ci sono titoli che hanno ben altro appeal in borsa, che hanno grafici che tendono alla salita. Questo titolo non mi piace, lo Non ribadisco, ti per piace? me no. Va bene. Allora, intanto vedi, Davide, che abbiamo la breaking news in sovrimpressione, quindi chiedo anche a te rispetto a questo, visto che abbiamo analizzato i dati macro che sono arrivati oggi. Questo riguarda la Grecia, PIL al 2,3% maggiore del precedente. Beh, la Grecia, diciamo, nei suoi piccoli numeri, perché sappiamo che tutto il paese in sé rappresenta un'economia piuttosto piccola in ambito europeo, però sotto sotto sta, come dire, dopo aver grattato il fondo del barile, qualcosa si sta muovendo, però diciamo che rispetto a ciò che aveva perso sono comunque sempre briciole, ma fa sempre piacere. Va bene, allora ti chiedo un ultimo titolo che è Enel e poi ti voglio chiedere io l'ultima cosa prima di salutarti, Davide. Allora, Enel, anche qui un titolo diciamo decisamente pulito dal mercato, come tutti quelli di più, come dire, capillare diffusione nei portafogli la scorsa settimana, che arrivato sui 4,60 trova un rimbalzo parziale, però siamo a 4,80, ben lontani da quei 5 rotti euro dove è cominciata la discesa nel mese di maggio. Quindi, titolo su cui tutta la partita è in divenire, attenzione a 4,60 euro, 4,55 euro, perché sono un forte supporto, non deve mollare questo livello. Ok, e quello che ti volevo chiedere io, Davide, prima di salutarti è questo. Allora, noi abbiamo seguito anche con te, ovviamente, tutto il discorso delle università del trading. Settimana prossima è corretto dire, ricordare che all'ITforum di Rimini ci sarà la premiazione? Perché, insomma, a parte dare l'appuntamento, noi ci saremo, quindi ci vedremo lì. Però, quindi dare l'appuntamento a questo meeting di Rimini, però ci saranno anche queste premiazioni, giusto? Dove ci sarai anche tu. Assolutamente, e sarà un momento, credo, entusiasmante perché comunque tutte le volte che si ha a che fare con i ragazzi è piacevole, l'ambiente universitario è un ambiente molto stimolante, è fervido, insomma, alla fine basta vedere la composizione di quest'ultimo governo per capire quanto le università in generale siano, diciamo, interlacciate col paese e quindi è sempre piacevole, molto bello, accattivante, interessante, educativo avere a che fare con questa realtà, per cui sono molto orgoglioso di far parte del pool di coloro che premieranno la prossima settimana a Rimini i migliori delle Esatto. Allo università. stand diretta, giusto? Penso che ci vedremo lì, sai, Davide? Assolutamente sì, e quindi un saluto a tutti. Va bene, grazie Davide Biocchi che ritroveremo nel corso della programmazione delle fonti TV. E allora, abbiamo visto poco fa il nostro indice, ma lo vediamo ancora prima di andare in pubblicità. E è sopra la parità, è territorio positivo più 0,61% in area 22.240 punti. Questa è la situazione.
Attuale, guardate, vi faccio vedere anche il DAX, lo guardo anch'io perché da un po' che non lo monitoriamo, giusto per vedere anche l'indice tedesco come si sta comportando, più 0,37%, quindi anche qui siamo in territorio positivo. Andiamo in pubblicità e tra poco parliamo ancora di investimenti, vi dico questo perché è un aspetto importantissimo. Già precedentemente nella mattinata abbiamo parlato di online, di essere sul web, della sicurezza. Sicurezza legata proprio alla nostra presenza sul web. Parliamo adesso di investimenti digitali, poi vi spiego meglio. Viviamo oggi in un mondo in cui le idee alimentano la crescita e